In vista del prossimo anno scolastico si accende il dibattito a Benevento. Ad esprimere preoccupazione in particolare per gli edifici interessati dai lavori, il capogruppo PD al Comune, Floriana Fioretti, soprattutto, ha precisato l'esponente dell'opposizione, per le incertezze che riguardano la ricollocazione degli studenti appartenenti a scuole interessate da interventi, come la Scuola della Pietà. Di qui l'auspicio che gli studenti possano essere trasferiti in sedi non eccessivamente distanti per non creare disagi alle famiglie e un ulteriore incremento del traffico dovuto agli spostamenti quotidiani degli alunni. Ma non si è fatta attendere la replica degli assessori all'istruzione e ai lavori pubblici Maria Carmela Serluca e Mario Pasquariello, che rivendicano l'impegno dell'amministrazione in merito alla sicurezza degli edifici scolastici. Siamo riusciti in 5 anni ad avere un'anagrafe dettagliata dei nostri istituti e contestualmente abbiamo posto in essere la progettazione che ci consente di partecipare ai vari bandi nazionali e regionali al fine di ottenere i finanziamenti per poter poi adeguare le nostre scuole e farle più sicure e più moderne. Per la Federico Torre, per la Nicola Salla, per la Bosco Luca, per la Scuola della Pietà, per la Scuola di Pacevecchia e per alcune palestre scolastiche. È evidente che questo ci fa sì che noi dobbiamo anche programmare per quelle scuole che sono aperte, come per esempio la Pietà, al trasferimento per il tempo necessario ai lavori della popolazione scolastica. E sulla programmazione in vista del nuovo anno l'assessore assicura. È da tempo che insieme alla collega alla pubblica istruzione stiamo lavorando per vedere come, d'accordo con i dirigenti scolastici, trasferire i ragazzi nel tempo che faremo in modo di essere più breve possibile, quello per i lavori, in altre strutture.